Ciao a tutti e rieccomi con un'altra puntata sulla palpebra cadente che io non dimentico, ogni tanto poi salto fuori con uno di questi video sulla palpebra cadente. Allora, cosa ho imparato in quasi 2 anni di frequentazione sulla correzione della palpebra cadente? Allora, io ho seguito tantissimi tutorial, anche se la maggior parte dei tutorial sono fatti da persone che in realtà non ce l'hanno la palpebra cadente. Poi mi sono anche acquistata questo libro di Stefano Anselmo, Diventare esperti di trucco con Stefano Anselmo. Non è che parli in maniera specifica della palpebra cadente, però lo fa in alcuni punti, ma soprattutto lo fa con degli esempi proprio al fondo del libro. Adesso ovviamente perso, perché così è qua il trucco ad ogni età, dove ecco, dove fa vedere il make up effettuato su persone non più giovanissime e che quindi come me hanno il problema della palpebra cadente. Perché che cos'è la palpebra cadente? Scusate che volevo riprendere un segno. Ecco, cos'è la palpebra cadente? Allora, quasi tutti identificano la palpebra cadente con il fatto che la palpebra superiore scende fino a coprire la palpebra mobile, per cui i colori che uno mette sulla palpebra mobile non si vedono. In effetti, se mi osservate, più da questa parte che da questa parte qua della palpebra mobile, la palpebra superiore cade su quella inferiore, per cui il make-up, quando chiudo gli occhi ok, ma quando sono aperti la palpebra mobile praticamente non si vede. Ma c'è un'altra questione che rende difficoltosa la correzione della palpebra cadente ed è questa parte finale qua, di cui quasi nessuno parla, perché il rilassamento della palpebra superiore cosa porta? Porta al fatto che la piega scende oltre la linea naturale dell'occhio e questo ovviamente rende complicato, cioè dovrebbe essere così per essere tesa, ok? Però non lo è e questa è un'altra parte che in teoria bisognerebbe correggere. Adesso perché vi dico in teoria? Perché io da tutti dai libri che ho letto, da tutte le i tutorial che ho visto e col passare del tempo e acquistando comunque manualità ho capito una cosa, che la palpebra cadente è fondamentalmente una fissa, come la maggior parte dei difetti che noi abbiamo. Adesso non dico la voglia qua, ok? Però generalmente noi consideriamo certi difetti ben più importanti di quello che in realtà non siano. Cioè, se io sto facendo la coda alla posta, non è che sento le persone che mi additano e dicono guarda quella che palpebra cadente, non prova neanche a correggerla. No, la gente non fa caso a quello, come non fa probabilmente neanche caso se siamo truccati o se non siamo truccati. L'importante è in linea di massima essere puliti, ordinati, dopodiché sarà il nostro occhio clinico che andrà a cadere su come si è truccata una o sulla borsa che ha un'altra o sulle scarpe che ha una piuttosto che un'altra, ok? Però in linea di massima siamo più noi che notiamo queste cose e non tanto le persone che ci sono intorno. Quindi, punto primo, è una fissa e quindi così va trattata. Quindi, insomma, con leggerezza, sapendo che non crolla il mondo se non riusciamo a correggerla. Poi, un'altra cosa che ho imparato, invece questa è secondo me un pochino più importante, è che bisogna guardare non tanto il difetto in sé, quanto l'insieme del viso. Cioè, guardando l'insieme del viso uno può capire se la cura che vuole andare a fare rischia di essere peggiore della malattia che vogliamo curare. Cioè, adesso mi spiego, sempre con l'esempio della palpebra cadente. Allora, io ho un viso ovale, ok? Almeno così mi pare di averlo, per cui in effetti posso permettermi sia una correzione di tipo verticale, quindi spingendo l'occhio in su, sia una correzione di tipo orizzontale, perché il mio viso non va a cambiare più di tanto. Se però avessi un viso già tendenzialmente lungo e facessi una correzione della palpebra cadente, magari anche un po' evidente, in verticale, otticamente il viso sembrerebbe ancora più lungo. Idem, se io avessi un viso tondo da sole, proprio quei bei visi tondi che si vedono, che sono già sorridenti solo a guardarli, se io andassi a correggere la palpebra cadente in modo orizzontale, il viso otticamente sembrerebbe ancora più tondo. Perché io ho imparato che ci possono essere due tipi di correzioni, però dobbiamo vedere quella che va bene a noi, ok? A me potrebbero andare bene tutte e due, però c'è un secondo aspetto da guardare, oltre a quello che ci sta meglio, dobbiamo anche guardare quello che noi ci sentiamo meglio addosso. E io non riesco a vedermi con una correzione orizzontale, riesco solo a vedermi con una correzione verticale. Ho provato, ma
Non mi piaccio, forse devo farci l'occhio, forse dovrei farlo più sovente, farci l'occhio e cercare di capire. Al momento preferisco sicuramente la correzione in verticale. Allora, vi farò poi vedere, col tempo, naturalmente, voi sapete i ritmi dei miei video, no? Col tempo vi farò vedere cosa intendo per correzione orizzontale e per correzione verticale. Adesso ve la spiego, vi spiego soltanto un attimo, ok? Allora, correggere in morto verticale è praticamente quello che si vede in quasi tutti i tutorial. Tirare su, tirare su, tirare su, ok? Quindi, truccare da qui in avanti, cosa che io ho già fatto nell'altro video, tra l'altro, perché pur non essendo esperta ci ero già arrivata. Cercare di scurire il punto, aspettate, il punto dove noi, io sono senza make-up oggi, ho soltanto un po' di mascara. Cercare di scurire questa parte, insomma, rendere otticamente, diciamo, fermare il make-up qua in modo da salire. Mascara, mascara. Da nascondere anche la riga sotto, soltanto una parte, l'eyeliner soltanto fino a un pezzo, sempre col discorso di tirare su, il più possibile. E questa è la correzione che si vede praticamente in quasi tutti i tutorial. Quello che invece fa vedere Stefano Anselmo, una seconda possibilità, è questa. Praticamente lui dice, andiamo a inglobare, cioè non lo dice, questo lo dico io, no? Però andiamo a inglobare questa parte qua facendo un make-up orizzontale, ok? Quindi andiamo a coprire questa parte, a inglobarla nel make-up, no? Per cui si ombreggia questo lato qua, il lato esterno, e quindi ombreggiando otticamente gli diamo l'impressione di coprirla. Adesso vi leggo esattamente, in far modo da sembrare che esso termini proprio in corrispondenza della esso cosa? Allora, ecco, riempiendo lo spazio di pelle della palpebra che si trova all'angolo esterno dell'occhio, ombreggiandolo verso l'alto, in modo da far sembrare che esso termini proprio in corrispondenza della piega palpebrale, cioè che in realtà l'angolo esterno non sia qua, ma sia in realtà spostato più in là. Questa è la correzione con la quale io non riesco a vedermi più di tanto. Nell'aiutarmi in tutto questo, aspettate che torno indietro, mi fa effetto vedere così vicino. Ecco. In tutta questa cosa ci sono comunque anche degli strumenti che vengono ad aiutarci, dei pennelli di precisione, il mascara, ciglie finte, eccetera. Ma per oggi penso di aver già parlato troppo, quindi questo discorso, piuttosto, se vi interessa, lo rimandiamo a un altro video. Vi ringrazio per essere stati qua ad ascoltare le mie ciance e ci vediamo al prossimo video. Ciao!